Mesa, che è il coordinatore del giornale di Libera, che è un'associazione che appunto persegue lo scopo di una migliore convivenza civile, di lotta alla camorra, di sensibilizzazione e anche un aspetto sui beni confiscati, magari poi ne parleremo, e la firma di Repubblica, il direttore Corpo, che ci fa l'onore di essere presente. Ringrazio altresì il signor Questore di Napoli, il signor Generale Mainoffi dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, Comandante Provinciale, il signor Colonnello Cinque, Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Giaccone, Comandante del Gruppo della Nunziata. Ringrazio esponenti della magistratura qui presenti, aspettiamo la dottoressa Troncone, che è il procuratore aggiunto della Repubblica di Nord. Ringrazio tutte quante le autorità militari e civili intervenuti e mi curerò proprio di ringraziare i ragazzi e i loro dirigenti, i loro insegnanti, perché so che hanno svolto un'opera di sensibilizzazione preliminare a questo incontro, proprio per dar modo di interloquire con gli interlocutori in modo diretto, diciamo, e a ragion veduta. La manifestazione si articolerà in questi termini. Prima degli interventi proietteremo un video che è un po', diciamo, una ricognizione di tutti quanti quelli che sono purtroppo i caduti per mano delle criminalità organizzate in senso ampio, quindi mafia, camorra, eccetera, perché qua siamo in territorio magari riservato, ma in altri contesti ci sono altri tipi di criminalità non meno pericolosi. Perché di questa seconda giornata? Questa giornata si pone in continuità logica con quella che abbiamo fatto l'anno scorso. Per chi era presente, abbiamo avuto il piacere di avere la signora Falcone, che è la sorella del giudice Falcone, purtroppo caduto da eroe, dico io, insieme a Vittorio Borsellino, e il giudice Ayala, che è stato un testimone diretto di quella partecipazione. Quindi, ecco la dottoressa Troncone, buonasera, in rappresentanza del procuratore. Saluto altresì il vicario generale del Vescovo di Nola, Sua Eccellenza, nonché il cappellano dei carabinieri, militare dell'arma dei carabinieri. A questo punto io non mi dilungo perché il parterre è comunque autorevolissimo e numeroso e passo la parola al sindaco per il saluto della città. Io sono particolarmente orgoglioso perché Ottaviano questa sera ospita di personaggi, una serie di persone che danno lustro alla nostra nazione, danno lustro al nostro territorio e che in questo paese probabilmente fino a qualche anno fa sarebbero venuti probabilmente per altri motivi, mentre qui oggi sarebbero venuti per altri motivi. Lo so che sarebbero una condizionale riferito al momento odierno, perché questa città ha vissuto degli anni terribili. Noi stiamo cercando di fare manifestazioni come queste, per cui ringrazio Antonio di questa sua sagace volontà, perché possiamo non dimenticare mai più e lasciare ai nostri ragazzi un'indicazione, che è quella che quegli anni terribili non li abbiamo più a vivere. Sono stati anni terribili che abbiamo vissuto generazionalmente alla fine degli anni 70 e all'inizio degli anni 80. Io leggevo la biografia di dottor Cantone. Il dottor Cantone è nato nel 63, io sono nato nel 60. All'inizio degli anni 80, leggendo il suo libro, si trovavano i morti per la strada Giuliano, ma si trovavano i morti per la strada Ottaviano, nello stesso periodo. Quindi abbiamo generazionalmente una crescita che ci ha condizionati. Probabilmente, verosimilmente, il nostro territorio da questo punto di vista è migliorato per certi versi, ha recuperato una dignità, almeno il nostro paese, che altrimenti avevamo perso negli anni precedenti. Abbiamo cercato di lavorare con assiduità per cercare di dare quello che è stato la sua indicazione nel libro, solo per giustizia, soltanto per giustizia, vuol dire non essere da soli, ma lavorare con senso, con spirito di servizio, con senso dello Stato, per cercare di dare al nostro territorio un'indicazione ai nostri ragazzi, un'indicazione che non ci faccia più dimenticare il nostro trascorso. Io ricordo una canzone di Gamber che diceva: la nostra generazione ha perso. Io ritengo che la nostra generazione non abbia perso, perché se lasciamo queste indicazioni sul nostro territorio, probabilmente riusciamo ad essere bravi nel non tornare indietro. Io penso che l'azione che voi svolgete è meritoria, così come quella di tanti altri uomini dello Stato, le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, magistrati, giornalisti, scrittori, che vivono in molti casi una vita segregata, da soli, con una scorta, rispetto a quelle che possono essere le quotidianità e le condizioni giornaliere.
Io ritengo che questo loro sacrificio possa essere di riferimento per tutti quanti noi e darci la indicazione di quello che è la strada sulla quale dobbiamo costruire il nostro percorso successivo. Io immagino che i nostri ragazzi possano recuperare fondamentalmente una convivenza più civile, che sono le regole assolute del vivere bene nel nostro territorio. Una cosa essenziale è la dignità di un'occupazione. La dignità di un'occupazione che nel nostro territorio, atavicamente avaro di lavoro, chiaramente diventa serbatoio per quello che possono essere i clan camorristici. Questa è una condizione che dovremmo tutti, per la nostra parte, noi per la parte di amministratori e gli altri per la parte di politici, gestire e dettare come regole al nostro territorio. Perseguire le mafie, perseguire la camorra, andando a aggredire i loro beni, ad aggredire le connessioni criminali con i vari poteri dello Stato, è una cosa assolutamente da gestire nel miglior modo possibile. Libera da questo punto di vista nell'azione della confisca dei beni, nell'utilizzo dell'utilizzo dei beni confiscati alla camorra, è leader in questa è punto di riferimento in questo percorso. Noi abbiamo dei simboli in questo paese di beni confiscati, ci stiamo lavorando vicino, tant'è che ci stiamo lavorando che abbiamo fatto un protocollo d'intesa con l'Università del Sannio per gestire un master per l'utilizzo dei beni confiscati. È chiaro che con queste caratteristiche noi ci approcciamo ad avere un ritorno sul nostro territorio che possa non farci tornare indietro, per dare a questi ragazzi, che ha ringraziato l'Avvocato Palazzi, una indicazione e un'idea di quello che deve essere il nostro percorso per non tornare indietro. Grazie e buonasera. Ci sarà la proiezione del video, quindi prego di chiudere le luci, cortesemente ci spostiamo un attimino.